Buongiorno, bentornati a TG2 Insieme, 10.02, vi faremo compagnia fino alle 11, lo sapete come tutti i giorni. Oggi è lunedì, quindi buon inizio settimana, noi saremo con voi ovviamente tutti i giorni dalle 10 alle 11. Oggi vogliamo parlare di sicurezza stradale, di incidenti stradali, sempre troppi. E è stato fatto uno studio che a mio avviso è molto interessante dall'ACI, perché pensate, proprio il nostro cellulare provoca troppi incidenti stradali per scrivere messaggi, per leggere i numeri. Allora cercheremo di capire che cosa si può fare per evitare tutto questo. Tra l'altro è anche motivo, poi lo scopriremo anche con il nostro avvocato, buongiorno Giuseppe Finocchiaro, ufficio legale Assoutenti. È anche motivo di, diciamo, se appunto accade un incidente, viene scoperto che eravamo al telefono, perché poi viene fatta un'indagine su questo, sbaglio? Certo. Ecco, quindi attenzione, perché noi siamo molto bravi a lanciare il cellulare appena vediamo la polizia stradale. Buongiorno a Luciana Baron, appunto. Buongiorno. Che rappresenta proprio la polizia stradale, grazie di essere qui, stavo ringraziando prima in modo particolare perché ho detto abbiamo proprio bisogno di voi, perché noi siamo un po' indisciplinati in effetti alla guida ancora troppo. E voglio salutare Enrico Pagliari, area tecnica ACI, buongiorno. Poi avremo con noi anche collegata, ma la presentiamo dopo, Giuseppa Cassaniti, che lei è la presidente dell'associazione vittime della strada, avrà molto da dire perché dice ma è reato quando ci sono appunto degli incidenti di un certo tipo. E poi ancora ci collegheremo con Stefano Tura da Londra, il nostro corrispondente, perché lì è stato dato un bel giro di vite. Oh, poi dopo... Oh, ma chi c'è davanti a noi? Superare! Era un suo parente? Eh? Si chiamava Roberto. È una delle scene più eloquenti, questo è Il sorpasso 1962, un film appunto di Dino Risi, e la velocità evidentemente è proprio una causa fondamentale per poi magari arrivare purtroppo a questo, no? Mi riferisco a Luciana Baron, polizia stradale. La velocità insieme alla distrazione, alla mancanza delle protezioni e quindi al casco, alle cinture di sicurezza e poi a quei comportamenti scorretti che sono la guida in stato di alterazione, mi riferisco quindi all'uso di sostanze alcoliche o stupefacenti, sono tra le principali cause degli incidenti stradali. Ma non dimentichiamoci anche l'uso corretto delle corsie. È un altro importante momento di riflessione, perché spesso sorpassare in modo azzardato significa mettere a repentaglio la propria vita, ma anche non mantenere le distanze di sicurezza. In taluni casi accade che tutte queste cause che io ho detto singolarmente sono invece in contemporanea, quindi guidatori particolarmente scorretti le mettono in atto in modo alternato durante la loro giornata, durante la loro guida. Certo, allora andiamo a salutare, come vi ho detto, intanto andiamo a Catania, Giuseppe. Giuseppa Cassaniti c'è per noi? Eccola, buongiorno. Lei è buongiorno. Lei è la presidente appunto dell'Associazione Italiana Vittime della Strada. Buongiorno Giuseppa, grazie di essere qui con noi, malgrado appunto qualche piccolo intoppo c'è stato oggi nel suo percorso per arrivare a Catania, ma la vediamo con noi, grazie. E poi voglio andare a salutare a Londra Stefano Tura, il nostro corrispondente, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Sì. Stefano, allora partirei proprio da te, perché sbaglio o a Londra è stato dato un giro di vite proprio sulla sicurezza stradale? No, non sbagli. Da queste parti gli automobilisti distratti che usano il telefonino per controllare i messaggi o digitano sui loro tablets, navigano su internet, potrebbero a breve rischiare
non solamente la patente, ma addirittura il carcere. Nel Regno Unito infatti si pensa al pugno di ferro contro chi sgarra e tiene una mano sul volante e l'altra sul touchscreen dello smartphone. Suzette Davenport, la vediamo, che è la capo della polizia del Gloucestershire, ha proposto la tolleranza zero. Chi guida con il cellulare in mano e viene colto in flagrante dagli agenti deve essere trattato come chi si fa beccare con un tasso alcolemico superiore al limite consentito, di fatto ubriaco al volante, con tanto quindi di la patente e pena detentiva. L'inasprimento delle sanzioni, sostiene la dirigente della polizia, può essere l'unico deterrente per un'abitudine pericolosa e sempre più in voga, ahimè, tra gli automobilisti inglesi. L'assenza di ammende adeguate fino ad ora ha sdoganato l'utilizzo dello smartphone al volante, peraltro utilizzato spesso anche come navigatore. Al momento la multa prevista per chi guida col telefonino in mano in Gran Bretagna è fissata da una legge che risale al 2003 ed è di 100 sterline e 3 punti sulla patente. Ma evidentemente è un'ammenda che non è sufficiente, perché se si pensa che 500.000 automobilisti britannici al giorno infrangono la legge su questo punto. L'idea della Davenport, pur essendo appoggiata da molti, è stata accolta, devo dire, un po' freddamente dal Ministero dei Trasporti, che si trova alla vigilia delle elezioni politiche che si svolgeranno il prossimo 9 maggio e quindi non vorrebbe forse adottare misure un po' troppo impopolari. L'unica cosa che si pensa in questo momento è di portare da 3 a 6 punti il numero dei punti che vengono tolti della patente per questa situazione, però si vedrà, perché chiaramente è un problema che viene molto sentito qui in Gran Bretagna. Allora, torno da te Stefano, ti ringrazio, sempre molto puntuale, perché voglio fare un rapido passaggio da Giuseppa Cassaniti, no? Perché ha sentito Giuseppa che cosa accade a Londra, quindi sì. Vanno giù pesanti, sì. Perché loro dicono, esatto. Vogliamo, è reato a volte. Sì, il problema è questo, che bisogna responsabilizzare il conducente alla guida, e cioè rendersi conto che guidare un'auto è un'attività pericolosa e quindi si può ledere la vita o la salute degli altri, anche la propria. E, pertanto ci vuole certo una formazione, e quindi sono coinvolte anche le scuole guida, dare questo senso della formazione responsabile del conducente, dare questa consapevolezza, ma ci vogliono anche che ogni settore deve fare la propria parte, e quindi anche quello delle sanzioni, ma principalmente ci vuole un cambiamento a livello culturale, cioè bisogna rendersi conto che veramente va tutelata la vita e anche la salute, per cui ciò che è stabilito dal piano europeo 2011-2020 a me sembra che ancora stenti ad entrare in Italia, perché al primo posto ci sta il valore della vita, e siccome il decennio 2011-2020 a livello europeo dice che bisogna garantire la sicurezza a tutti, ecco, deve passare nella consapevolezza dei politici e degli amministratori che in questi tutti ci stanno al primo posto gli utenti deboli, cioè i pedoni, i ciclisti, i ciclomotoristi, le persone anziane, i bambini, certo. E quindi ci vuole una grande attenzione alla vita, e questo io ancora non lo riscontro, perché vedo che non è ancora un fatto prioritario, ecco, il problema di garantire la sicurezza a tutti. Tanto è vero che le modifiche, cioè il DDL 1638, che si caratterizzava in maniera importante su questo punto, mi pare che stia stentando proprio su questo aspetto. Proprio perché su questo aspetto. Perché non ci sono i soldi, come al solito. Il problema è dei soldi, il problema è che bisogna cambiare la struttura interiore. Ci vuole al primo posto consapevolezza sui valori che noi dobbiamo garantire, sui diritti che dobbiamo garantire. Sui diritti. E considerando anche che nel proprio lavoro il diritto di dire questo è l'orario, io ho diritto ad avere tutto, eccetera, deve coniugarsi con il dovere di raggiungere obiettivi. Se determinati obiettivi non si raggiungono, ecco, al dovere, voglio dire, non si può rinunciare, ma ai diritti si dovrebbe rinunciare. Allora, cioè, Giuseppa, consapevolezza proprio nello svolgimento del lavoro. È chiaro, Giuseppa, guardi che torno da lei ovviamente, voglio dire al nostro pubblico a casa che Giuseppa, oltre ad essere appunto presidente dell'associazione vittime della strada, mette molta enfasi quando parla, no? Perché lei è stata colpita in prima persona, quindi ha perso una figlia proprio con un incidente stradale, e allora lei dice ma possibile che accade tutto questo e poi magari diventa anche impunito colui che ha provocato un incidente di questo tipo e addirittura una morte? Allora insieme, perché poi ne voglio parlare con voi anche con il nostro pubblico a casa, andiamo a vedere la distrazione, quello che combina Maria Leitner, vediamo.
Emergenza sicurezza in auto e il nuovo allarme si chiama selfie. È la moda di scattarsi una foto col cellulare per immortalare un momento significativo, ma che in qualche caso rischia di diventare l'ultimo o comunque di innescare un incidente. Un giovane su quattro, infatti, lo fa anche mentre guida e in Europa sono gli inglesi i maggiori selfie dipendenti, tanto che la polizia britannica ha fatto realizzare un video con immagini scioccanti che spiega cosa accade usando il cellulare o facendo un selfie mentre si è al volante. Il tempo di immortalarsi e scattare corrisponde a circa 14 secondi, che a 100 km orari è come percorrere 600 metri completamente al buio. A questa sorta di roulette russa partecipano in tutta l'Europa soprattutto giovani tra i 18 e i 24 anni. Addirittura uno su quattro posta messaggi o controlla Twitter o Facebook mentre guida. La nuova moda fa paura anche perché la distrazione può coinvolgere anche chi guida diligentemente. E in questa folle classifica di selfie dipendenti, dopo gli inglesi ci sono francesi, tedeschi e italiani, ma anche in Iran due giovani automobiliste sono finite in ospedale scattandosi un selfie, mentre in North Carolina una donna ha perso la vita postando la foto appena scattata la guida su Facebook. Una strage che nemmeno le multe pesanti riescono a fermare. Avete sentito? Neanche le multe pesanti. Enrico Pagliari, ACI, appunto, Area Tecnica ACI, questo è un po' il quadro della situazione, quindi selfie, mandare messaggi, eccetera. Provoca incidenti stradali. Sì, provoca incidenti perché ci si distrae, proprio lo diceva prima il servizio, proprio si guida senza guardare quello che accade intorno. E consideriamo che un secondo di distrazione a 30 km orari sono 8 metri, a 50 km orari sono 14, a 128. Poi ecco, controllare il telefono passano proprio al minimo 4 secondi, quindi quelle distanze che ho detto moltiplicate per 4, in quel frangente si può verificare una situazione inaspettata. Qualunque cosa. Poi, quando c'è il pericolo, non è che la macchina si ferma subito, c'è il mio tempo di reazione che è un altro secondo, quindi andiamo a 50, altri 14 secondi. Il tempo che mi serve per capire che sta succedendo, che mi devo fermare e devo pigiare il freno. Poi c'è lo spazio di arresto, che quello dipende anche dallo stato di manutenzione delle strade, certo, dai pneumatici, macchina, se i pneumatici sono buoni. E anche lì a 50 km orari andiamo da altri 12-15 metri a 20-25 metri. Capite bene che in quel frangente può succedere di tutto, un bambino che ti attraversa. Su questo là ci poi ne parliamo fra poco, c'è un'iniziativa interessante come quella della Polizia Stradale proprio per sensibilizzare specialmente i giovani, ma non solo, devo dire, che c'è molta distrazione. Guardate, c'è questo cartello, se la regia mi supporta, la grafica, la terza grafica, che secondo me rende molto l'idea, anche a casa, leggiamola insieme, guardiamo. Allora, pensate un po', sistemarsi i capelli? Lo vedete? 4 secondi, si guida, è come guidare ciechi, cioè appunto che non vediamo, per 120 metri a 100 all'ora. Poi comporre un numero sul cellulare, 7 secondi, pensate, quindi veramente sembrerebbe niente, ecco perché siamo tutti lì alle prese col cellulare, si guida ciechi per 200 metri a 100 all'ora, mi farà brividire questa cosa e poi commentiamo insieme a voi. Scrivere un sms di 10 secondi, si guida ciechi per 280 metri per 100 all'ora, scattare un selfie, eccolo qua che è quello peggiore, no? Dice la nostra appunto Luciana Baron, 14 secondi, si guida ciechi per 400 metri a 100 all'ora. Lasciamola questa grafica perché veramente ci deve far riflettere. Allora, ovviamente Lucia Baron e poi voglio andare dal nostro Giuseppe Finocchiaro, ufficio legale a Sutenti. Il punto è far capire ai conducenti, soprattutto ai giovani, che la condivisione ad ogni costo ha un limite e il limite è proprio la sicurezza stradale. Si può condividere ogni momento della vita, ma quando si è su un autoveicolo alla guida questa operazione diventa pericolosissima e bisogna ragionare proprio non in chilometri orari come invece siamo abituati a fare di solito, ma in metri al secondo, perché quando parliamo di 200 metri dobbiamo pensare che li guidiamo come se fossimo al buio, ma in quei 200 metri c'è un paese, c'è una vita, c'è la persona che sta attraversando la strada, c'è la mamma con il passeggino. Quindi potrebbe essere una strage, pericolosissimo per sé, per chi è con noi sul veicolo, ma soprattutto per gli altri. Certo. Allora, Giuseppe Finocchiaro, ufficio legale Asso Utenti. Sentiti questi dati, sentito quello che ci siamo detti adesso e continueremo a dire,
Qual è appunto la posizione anche del, diciamo, del cittadino comune, del consumatore? Ma noi abbiamo riscontrato che effettivamente sono aumentati moltissimo gli incidenti per distrazione. Diciamo, a fronte di telefonini sempre più complicati, sempre più con applicazioni sempre più diversificate, non c'è nulla che impedisca all'utente di fare queste operazioni mentre è alla guida. Quindi sono aumentati gli incidenti, le distrazioni hanno portato gravissimi incidenti con morti e feriti e dovremmo fare qualche cosa anche per fare in modo che questi cellulari non funzionino per questo tipo di operazione mentre la vettura è in movimento. Certo, è difficile, sì, perché effettivamente noi, i dati che ci vengono presentati sono dati che si riferiscono a operazioni che sono state fatte in maniera semplice, ma se nel momento in cui io faccio un SMS sbaglio e ricomincio a rifare l'SMS, il tempo aumenta in una maniera esponenziale sul e quindi la possibilità di incidente si eleva in una maniera eccezionale, è incontrollabile. Ha sentito quello che diceva Giuseppa Cassaniti sul fatto di inasprire la pena, perché insomma lei dice quando poi appunto c'è veramente un incidente che provoca un morto, allora lei dice ma perché insomma siamo un po' arretrati in Italia su questo? No, non siamo arretrati, forse la tecnologia è andata troppo avanti per quanto riguarda l'uso di telefonini e smartphone rispetto a quella che è la situazione delle strade e soprattutto la situazione delle automobili. Cioè mentre le nuove automobili hanno per esempio navigatori satellitari che nel momento in cui la vettura è in movimento non permette di azionarli, il telefonino è un qualche cosa che è avulso dal sistema automobile e quindi crea questi problemi di cui stiamo parlando adesso. Quindi, cosa diceva dottoressa? Dicevo che un'altra causa di incidenti stradali sta proprio nell'uso scorretto dei navigatori. Quindi il fatto di cambiare itinerario alla guida o di concentrarsi per guardare in schermi molto piccoli l'itinerario che si sta percorrendo può diventare un grave motivo di rischio. Ecco perché inibirlo a monte potrebbe essere un motivo sicuramente di riflessione. Allora su questo voglio tornare da Stefano Tura, perché abbiamo sentito nel servizio di Maria Leitner che Londra, ma anche insomma un po' non solo Londra, tutta l'Inghilterra, è proprio al primo posto per selfie, per questi comportamenti insomma che poi provocano incidenti. E pensate, noi guardiamo 150 volte al giorno il nostro cellulare, vuol dire una volta ogni 6 minuti, cioè proprio è un, diciamo che è un comportamento compulsivo ormai, perché di questo si tratta, Stefano. Sì, speriamo che non lo facciano tutti in macchina, ecco. questo comportamento, perché però hai ragione, cioè effettivamente i dati sulle distrazioni degli automobilisti britannici sono altissimi e tra l'altro è anche un trend in crescita, sono cose veramente preoccupanti. Pensate che nel 2014, adesso vi do alcuni dati, il numero degli incidenti mortali provocati dall'utilizzo sconsiderato del telefono durante la guida è salito su scala nazionale del 29%, in 2 anni le vittime sono state quasi 200. In totale, negli ultimi 12 mesi, l'incremento di incidenti causati dal telefonino è stato del 10%, da 378 a 422, sono numeri abbastanza alti. In termini di età, e questa la linea rispecchia anche la linea europea, i più indisciplinati al volante sono uomini e donne dai 18 ai 44 anni. Il 38% di essi ammette di violare sistematicamente le regole e distrarsi spesso utilizzando smartphones e tablets. Il problema qual è? Che sono ancora troppo pochi quelli che percepiscono questo comportamento come pericoloso o sbagliato. Solo il 42% di coloro che sono in possesso della patente ritiene infatti che usare il telefonino mentre si guida sia un reato che vada punito severamente fino al ritiro della licenza. E c'è anche un 4% della popolazione britannica che pensa che non vi dovrebbe essere alcun tipo di sanzione. C'è comunque da dire che in Gran Bretagna le multe per le diverse infrazioni del codice stradale sono piuttosto pesanti, fino a 10.000 sterline per eccesso di velocità in autostrada, non meno di 4.000 sterline per guida della moto senza casco o con un veicolo non assicurato. Il Ministero della Giustizia ha inoltre annunciato di voler dare ai giudici la libertà di imporre multe illimitate e altre sanzioni, compreso il carcere, per infrazioni particolarmente gravi, come la guida in stato di ebbrezza.
sicurezza, ma presto rientrerà tra queste norme anche la guida utilizzando, appunto, come si diceva, questi apparecchi elettronici come smartphone, tablets e telefonini. Giuseppa Cassaniti? Allora, sì. Giuseppa? Sì, 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 ecco. Ho sentito e condivido, sì, condivido perfettamente. Tra l'altro io ho con me un piccolo manifesto che riguarda Matilde Margaritelli, una bambina che è stata uccisa per la distrazione, era sulle strisce pedonali, e Matilde dice: io avevo 8 anni e una vita felice, avrei voluto continuare a vivere, la tua distrazione mi ha ucciso. Ecco, sono delle cose gravissime. Purtroppo, quando dicevo che noi siamo arretrati e che noi non diamo priorità veramente al valore della vita e alle misure che bisogna prendere per tutelarla. Ecco, sento dire che a Londra, insomma, in Inghilterra ci sono queste misure drastiche, e però da noi ancora si discute che si deve punire come omicidio stradale soltanto la guida in stato di ebbrezza sotto l'effetto di sostanze. Una cosa sulla quale noi non siamo d'accordo. Noi vogliamo che si... che vengano, diciamo, penalizzati i comportamenti irresponsabili alla guida, cioè quei comportamenti con un'assunzione non controllabile e grave del rischio alla guida, perché c'è in questo fatto la consapevolezza che la guida non è un'attività pericolosa, la guida, deve essere chiaro, è un'attività pericolosa, e quindi quando io parlo di formazione responsabile del conducente deve cambiare il discorso anche nelle scuole guida, cioè quelle cose che sono state fatte vedere per cui in 8 secondi io raggiungo determinati metri e così via, se faccio una determinata cosa contrasto con la guida, diciamo, entro in contrasto con la sicurezza stradale. Queste cose debbono essere il pane quotidiano della formazione del conducente. Dopodiché noi siamo d'accordissimo sul fatto che si debbono togliere i punti della patente allorquando si trasgrediscono le norme, perché, ripeto, si deve cambiare comportamento e consapevolezza. Allora, quando si trasgrediscono le norme si debbono togliere i punti dalla patente, ma noi vogliamo che a un certo punto, per determinate trasgressioni gravi, i punti non si possono più recuperare, per cui al conducente deve essere data la consapevolezza che se continua a trasgredire le norme a poco perderà la patente, perché la patente... 100 anni fa Vittorio Emanuele I istituisce il Corpo dei Carabinieri. Non è un diritto che è sceso dal cielo, è un diritto che si ha perché si deve corrispondere al dovere di osservare le norme. Se non si osservano le norme, quel diritto a poco si perderà. Noi in Italia non siamo abituati ad osservare le norme e quindi noi dobbiamo maturare la convinzione che facciamo parte di uno Stato di diritto che si regge sulle leggi, e quindi le leggi vanno rispettate, perché le leggi garantiscono, il rispetto delle leggi garantisce la civile convivenza. Posso dire, ecco, Giuseppa, che il rispetto della vita degli altri e della vita nostra, cioè deve passare questa comunicazione, caspita. È chiaro, molto chiaro, anzi io la ringrazio di quello che sta dicendo, perché mi pare veramente che non faccia una piega, no, avvocato, quello che dice Giuseppa Cassaniti. No, in effetti non fa una piega, e tra l'altro sempre di più si dovrà spingere a avere questo riconoscimento dell'omicidio stradale, perché troppe persone effettivamente decidono di guidare la macchina in condizioni di incapacità, magari ne sono anche coscienti, perché non abbiamo soltanto il caso di persone che guidano in stato di ebbrezza e magari in quel momento non sono coscienti, ma persone che usano anche sostanze psicotrope e quindi hanno preso effettivamente la decisione di guidare in quelle condizioni. Questo non lo dobbiamo accettare, non lo dobbiamo permettere e dobbiamo sanzionarlo in maniera pesante. Vediamo insieme incidenti alla guida, oltre 181.000 incidenti ogni anno, guardate un po', sulle strade italiane gli incidenti automobilistici pesano ben il 2% del PIL, ovvero del prodotto interno lordo, questo è un dato fonte ACI Istat. Questo lo dico proprio per tornare da Enrico Pagliari, perché intanto questi sono i dati. E poi mi viene in mente, ma ci sono anche delle iniziative che possono supportare a sensibilizzare tutti noi che siamo alla guida? Perché c'è una cosa che ha detto Stefano Tura che secondo me è molto importante. Non c'è la percezione, abbiamo sentito a Londra ma non solo, quindi in Europa ma credo un po' in tutto il mondo, di quanto sia pericoloso stare con il nostro tablet in mano, scrivere, telefonare, eccetera. Lui ha detto... ha parlato di percezione, ancora non c'è questa percezione, allora serve sensibilizzare, sbaglio, come? No, è certo, questo di non percepire proprio il pericolo, i pericoli che si corrono, e questo nelle nostre iniziative di formazione è importantissimo, noi cerchiamo proprio di far capire
che per arrivare al limite, per sbagliare, certe volte non succede, nemmeno che te ne accorgi, quindi addirittura nei corsi di guida sicura cerchiamo proprio di far capire qual è il limite fisico che veramente ha sorpreso anche me. La prima volta che l'ho fatto mi sono reso conto che bisogna veramente stare attenti. Sulle iniziative che stiamo mettendo in campo vorrei evidenziarne una che si lega anche al mondo dello sport, nel senso con il team ACI Sport Italia, un gruppo di piloti che farà le sue gare sportive durante l'anno, poi si dedicherà alla formazione proprio nelle scuole, proprio per cercare di far capire l'importanza che quando si è alla guida non bisogna distrarsi. Io non so se vi ricordate, ma anche sui bus, se andiamo sui bus, non parlare al conducente. Al conducente, come quello no? Significa certo. Che quando si guida una macchina bisogna pensare solo a guidare la macchina. Quello è fondamentale. Fondamentale. Quindi come norma di comportamento, come diceva da Catania, questo qui, cioè rispettare gli altri quando sei alla guida, concentrati solo sulla guida, scordati il multitasking, perché oggi siamo molto portati a io riesco a ragionare su tre cose contemporaneamente. No, non è così, no. Bisogna pensare solo a guidare. Guardiamo quest'altra grafica anche con il nostro pubblico a casa. Guardate, dal 2014 la guida distratta è la prima causa di incidenti con lesione a persone, altissimo, 16,8 del totale. Una persona su quattro fa selfie alla guida, il 40% manda sms, quindi significa che quasi uno su due sa lì che scrive al cellulare. Allora, io voglio andare da Luciana Baron per capire, voi che appunto avete proprio il polso della situazione, no? La polizia stradale. Intanto, se in effetti tutto questo poi è causa di incidenti importanti, e che cosa si può fare, ripeto, proprio per sensibilizzare, per avere una percezione diversa? Purtroppo la distrazione è causa degli incidenti stradali, e di incidenti stradali molto gravi, da cui le conseguenze possono anche essere invalidità permanenti. E quindi il binario è sempre doppio, oltre a quello normativo di cui abbiamo parlato, perché cambiano i comportamenti, quindi ovviamente anche le norme devono adeguarsi con il tempo e tenere conto dei fenomeni sociali, ma è fondamentale soprattutto agire sui comportamenti, sulle azioni, perché italiani conoscono il codice della strada, sanno perfettamente quali sono le violazioni, non conoscono non vogliono conoscere il concetto di pericolo, che è una cosa diversa. Ecco perché l'educazione stradale deve iniziare molto presto, deve iniziare con i bambini della scuola materna per arrivare all'università in modo progressivo e sistematico. E in questo senso la Polizia Stradale da 15 anni con un programma, con una campagna che si chiama Icaro, porta il messaggio di sicurezza stradale nelle scuole. Con programmi adeguati, con giochi per i più piccoli, al percorso sicuro fino ad arrivare a delle considerazioni più complesse, attraverso un insieme di video, di filmati, di attivatori emotivi che fanno comprendere che per perdere la vita sulla strada basta un attimo. Allora io voglio chiedere una cosa a Stefano Tura, ovvero tutor per controlli per la velocità, che abbiamo detto è una delle cause più, diciamo, più forti, no? Purtroppo per incidenti stradali. Poi patente a punti ed etilometro. Come siamo messi a Londra con questi tre soggetti? Ma c'è un controllo capillare su tutte le strade del Regno Unito, in particolare nelle grandi città e nelle arterie che portano alle grandi città, dove le velocità possono aumentare da parte degli automobilisti. E tutte le strade principali dentro e fuori le grandi città sono disseminate di telecamere che tra l'altro sono in funzione e registrano regolarmente la velocità. Non c'è nessuna possibilità di sfuggire al controllo di queste telecamere, vengono elevate contravvenzioni che sono anche molto alte e che portano naturalmente, a seconda della velocità che viene utilizzata dagli automobilisti, a varie sanzioni. Se si supera un certo limite c'è naturalmente la sospensione della patente, che è una legge europea che è valida anche nel Regno Unito. Lo stesso vale per l'etilometro, ci sono spesso, soprattutto noi sappiamo che qua in Gran Bretagna il problema dell'abuso di alcol è altissimo, soprattutto infatti, nei weekend. Sì. C'è una grandissima campagna contro quello che si chiama drink drivers, cioè bere e mettersi al volante, è una grossa campagna di sensibilizzazione che viene fatta regolarmente e continuamente, soprattutto verso le fasce più giovani.
Naturalmente l'arresto, l'abuso di alcol, essere fermati dalla polizia che mentre si è al volante, avendo superato i tassi alcolemici previsti, comporta l'immediato arresto e il processo per direttissima il giorno dopo. E questo ovviamente comporta inevitabilmente la sospensione della patente, ma può portare anche a sanzioni penali piuttosto pesanti nel caso in cui non solo si è guidato ubriachi o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, ma magari si è rimasti coinvolti anche in incidenti, si è stati protagonisti di incidenti. Quindi da questo punto di vista le regole in Gran Bretagna sono molto rigide, perché effettivamente c'è una realtà preoccupante che riguarda sia la velocità sia soprattutto l'abuso di alcol. L'abuso di alcol. Giuseppa Cassaniti. Allora, dica. Ecco, vorrei tornare da lei proprio su quello che abbiamo sentito, no? Anche sensibilizzare, è importante, fin da piccolissimi, i bambini, perché in effetti non c'è la percezione, forse ancora da parte di noi italiani, no? Parliamo di noi, non c'è la percezione della pericolosità di essere distratti al volante, oppure magari mettersi alla guida quando siamo, abbiamo bevuto piuttosto che magari qualche sostanza, no? Allora, le voglio dire questo, io vorrei chiarire questo fatto. Bisogna capire quale obiettivo noi abbiamo. Se noi abbiamo l'obiettivo che bisogna fermare la strage stradale, siccome la strage stradale non è fatta soltanto da coloro che guidano in stato di ebbrezza sotto l'effetto di sostanze, bisogna porre attenzione a tutti i comportamenti che esprimono un'assunzione irragionevole del rischio alla guida. Quindi la nostra proposta, per esempio, per quanto riguarda la modifica dell'omicidio stradale, è che bisogna considerare insomma ciò che si verifica attraverso la guida come un fatto colposo, ma ci deve essere un primo livello di colpa semplice per il quale livello si può anche utilizzare la sospensione condizionale della pena. Ma quando c'è un livello di colpa aggravata e per la quale non sono soltanto responsabili i comportamenti di guida in stato psicofisico alterato, ma anche la distrazione, perché bisogna avere un'idea nuova di questi concetti. Non ci può essere un'idea vecchia della distrazione. La distrazione, se abbiamo la consapevolezza che la guida è una cosa pericolosa, non ci si può distrarre alla guida. Quindi ci sono dei comportamenti che noi abbiamo anche elaborati, quali sono, attraverso la collaborazione con l'Università di Firenze, cioè di trasgressione delle norme del codice della strada. Dobbiamo tenere presente che le norme del codice della strada sono norme cautelari a salvaguardia della vita e della salute e si debbono osservare. E quindi sono un insieme di norme che esprimono un'assunzione di guida pericolosa, che vanno egualmente, questi comportamenti vanno egualmente puniti. Noi non vogliamo che si faccia soltanto un omicidio stradale doloso per la guida in stato di ebbrezza e gli altri comportamenti quasi che vengono quasi graziati, considerati, lei dice, vabbè, come comportamenti in fondo Scarsamente punibili. No, l'omicidio stradale c'è nel codice della strada, nel codice penale, ed è l'articolo 589. Si deve migliorare l'articolo 589, perfetto, Restando omicidio colposo, aggravato, e aggiornando anche l'idea di colpa, perché quando io dico che ho la colpa di questo fatto, vuol dire che io sono responsabile di ciò che è successo. Dobbiamo incrementare il senso di responsabilità nella persona. Non mi interessano i cambiamenti nominali, se si chiama colposo o doloso. Cioè, è sempre colposo, perché dice, io non posso nella mai sostanza, dimostrare nella che sostanza. Sono uscita di casa per uccidere Caio. Lo uccido perché trasgredisco le norme. E ciò che ho detto anche all'inaugurazione dell'anno giudiziario, ai giudici, parlando con loro, ciò che noi vogliamo è che si valutino i dati oggettivamente rilevabili. Non mi interessa quello che pensa nella testa il guidatore. Volevo correre, non volevo uccidere. Lui non poteva correre. Ecco. Grazie Giuseppa, grazie, guardi che efficiente come lei ce ne sono poche di persone, una mamma tra l'altro, lei che ha perso una figlia, quindi ha questa forza proprio nel descrivere e nel parlare. La voglio ringraziare di essere stata con noi, Giuseppa Cassaniti, così come va a salutare Stefano Tura da Londra, grazie di essere stato con noi a TG2 insieme Stefano. Ringrazio Enrico Pagliari, Area Tecnica ACI, così come Luciana Baron e Giuseppe Finocchiaro, grazie davvero di essere stati a TG2 insieme.